questa è una serata importante e speciale per Contigliano e per tutti noi. Alle mie spalle la banda musicale di Contigliano, alcuni elementi. Alla mia destra, vedete, comincia tutto l'allestimento della festa, dell'assalto al castello, dal mercato dei maestri medievali e poi a salire su fino alla fine del borgo, le taverne e i personaggi itineranti. Allora, prima di dare spazio alla rievocazione della moresca, questa danza tanto cara a Contigliano e ai contiglianesi che viene rimessa in scena dopo circa 20 anni di assenza, per preparare il terreno facciamo una piccola conversazione con chi di Medioevo e di Rinascimento se ne intende molto, perché ci lavora tanto, con passione e dedizione da tantissimi anni, con tutta la sua famiglia. E questo ci servirà come antipasto per poi entrare in quello che è davvero il senso profondo, il significato della danza storica della moresca. Allora vorrei chiamare qui vicino a me Domenico dei Maestri Medievali. Domenico, buonasera. Allora a te la parola per raccontarci qualcosa di come, diciamo, l'arte, la tecnica, l'artigianato e soprattutto la tecnica dal Medioevo è poi stata traghettata nel Rinascimento e che cosa è accaduto in questo arco di tempo. Buonasera a tutti. Praticamente io sono il presidente dell'Associazione Maestri Medievali di Rieti, quindi siamo nel territorio, qualcuno ci conosce, siamo stati già a Contigliano qualche anno fa, nel 2010, e abbiamo portato il mercato, come sempre, degli antichi mestieri, un mercato un po' particolare perché ha un taglio prettamente artistico, cerchiamo di rievocare quei mestieri che sono stati il massimo dell'espressione artistico-artigianale di quei secoli e ricostruiamo, insomma, qualcosa di particolare che oggi sembra tanto lontano, tanto ormai differente nella tecnologia, ma dovete pensare che risalendo a degli studi che sono stati condotti, sono facilissimi da, potete anche voi appurare e verificare, dovete sapere che negli anni intorno al 300, quando Giotto fu incaricato di realizzare il campanile della Santa Maria del Fiore a Firenze, commissionò ad Andrea Pisano, grandissimo scultore della famiglia dei Pisano, la realizzazione di formelle. Delle formelle importanti sono le formelle esagonali, dopo successivamente vedrete una, diciamo, una piccola replica, sono formelle in pietra che rappresentano qualcosa di innovativo, qualcosa che stava cambiando in una società che si evolveva fortemente, una società che passava da un periodo caratterizzato dalla cultura paleocristiana a una civiltà che è quella civiltà moderna, la civiltà dei comuni, di una società borghese, una società che cambiava notevolmente, che presto nel Rinascimento sarebbe diventata quella che era, diciamo, la società moderna. Troverete in queste formelle una bellissima rappresentazione di quelle che erano le invenzioni. Non si parlava più ormai di una figurazione soprattutto religiosa, perché tutta la fase dell'Alto Medioevo è caratterizzata da una grandissima impresa iconografica e iconologica nell'ambito soprattutto religioso. Invece cambia tutto e vi ricordo che nel periodo rinascimentale i medici sono stati il simbolo di un mecenatismo che stava affermando la borghesia, che chiedeva di rappresentare ciò che arrivasse dalla civitas e quindi dalle culture
popolari. Rappresenta Andrea Pisano cose bellissime, tipo l'invenzione della scultura, l'astrologia, l'invenzione della musica, le scienze, le arti. E lì potete trovare strumenti come seghe, martelli, mazzette, tenaglie, che ora, insomma, i giovani conoscono e non conoscono, ma chi ha vissuto i primi del Novecento vi dirà sono le stesse cose che avevamo noi per lavorare, cioè gli artigiani, i falegnami, i fabbri avevano le stesse cose. Quindi immaginate per quanto tempo si è lavorato con tecnologie che ci hanno accompagnato fino a poco tempo fa. Diciamo che poi dopo, con l'epoca della modernità e la rivoluzione industriale, qualcosa cambia. Nel periodo che stiamo rievocando nascono delle ingegnerizzazioni un po' particolari, perché voi sapete che maestri come Leonardo si sono dedicati al problema della meccanizzazione, nascono gli ingranaggi. Già pensate che nel teatro si comincia a parlare di scenografie mobili, non si parla più di ambientazioni statiche o di un nobile che aveva una sala vicino a fianco alla sala del trono, aveva la sala spettacoli o un anfiteatro stabile o un teatro stabile. Cioè noi stiamo parlando già di spazi che venivano allestiti per riuscire ad ottimizzare, a rappresentare delle messe in scena con una loro già complessità di vari atti, varie scene che potevano cambiare. Effettivamente, quindi tutto si collega. Voi poi, visitando il mercato, potete vedere come abbiamo cercato di rappresentare anche negli allestimenti delle tecnologie che sono molto vicine a quelle del tempo, cercando insomma di evitare le viti, perché conoscevano nel Medioevo la vite, ma la conoscevano in maniera un pochettino diversa da come la conosciamo noi oggi. E quindi quello che esisteva nel Medioevo era la tecnologia dell'incastro, che era una cosa meravigliosa, e infatti potete vedere qualche cosetta, e qualcuno secondo me a casa un tavolo stile Fratino a incastro ce l'ha, quindi insomma conoscete bene di quello di cui stiamo parlando. Non lo so, Domenico, ti ringrazio, e prima di lasciarti soltanto questa cosa: alcune città che avete visitato negli ultimi periodi, perché la vostra è un'associazione, una compagnia itinerante, quindi voi portate questo mercato medievale di arti e mestieri medievali un po' dappertutto. Giusto qualche tappa ricordiamo delle ultime. Noi abbiamo partecipato ad Ascanio, è una manifestazione che si tiene a Tagliacozzo, e dove abbiamo avuto la possibilità per la prima volta di collaborare proprio col gruppo Jobel, con cui abbiamo avviato un meraviglioso sodalizio che sta portando ottimi risultati. Siamo stati in Calabria, siamo stati in Toscana, in Puglia, abbiamo fatto Altamura, insomma giriamo tanto. Se seguite bene il calendario delle attività, in zona ci hanno accolto Contigliano e Greccio, però dopo per il resto abbiamo fatto fatica. Però il Lazio ci ha dato qualche soddisfazione tra Subiaco, insomma le date sono tante, ne facciamo una decina all'anno, quindi diventa difficile ricordarsi il calendario. Ormai dal 2010 siamo attivi e andiamo avanti, cresciamo, adesso abbiamo un mercato che ha superato i 17 mestieri, quindi lavoriamo tanto, ci crediamo. Complimenti allora a Domenico, a te e a tutta la tua associazione. È bellissimo avere un'eccellenza così proprio nella provincia di Rieti, ne siamo tutti orgogliosi, quindi facciamo un bel applauso a Domenico che ora va a accendere le lanterne. Grazie Domenico, grazie. Grazie a Domenico e a Maestri Medievali. Allora noi siamo quasi pronti per questa, diciamo, nuova versione della Moresca, mi permetto di dire così perché
Non è stato facile per noi come gruppo Jobel, in collaborazione con la banda di Contigliano, abbiamo qui il maestro che poi inviterò a dire due parole della banda, rimettere su la Moresca sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista della danza, perché le tracce si sono perse, non avevamo registrazioni video, avevamo una registrazione audio piuttosto, ecco, come dire, così da interpretare. E noi dobbiamo ringraziare tantissimo il professor Lorenzetti, che nel 1980 ha scritto questo saggio nel quale proprio lui studia e riporta alla luce la Moresca con due testi che sono stati trovati appunto in un manoscritto del 1700. Il secondo dei testi ritrovati è quello che voi ascolterete questa sera, proprio grazie al professor Lorenzetti che noi riusciamo ancora una volta a rimettere, diciamo, in scena questa danza. E come nasce questa danza? Le origini sono lontane, perché dal IX secolo d.C. anche l'Italia viene assalita da diverse invasioni dei Mori. Questi stranieri di religione diversa che assaltano e depredano e devastano. E anche la Sabina, proprio nel IX secolo, dal IX secolo in poi, viene presa d'assalto. Ed ecco che anche in Sabina la gente comincia a rievocare questi momenti drammatici in forma di rappresentazione artistica, con danza, parola e musica. Questo era molto in uso fin dal Medioevo, cioè quello di rappresentare eventi drammatici e anche eventi lieti attraverso una rappresentazione scenica. È una cosa incredibile, se noi ci pensiamo, lo facciamo anche noi, ma abbiamo completamente cambiato metodo. Magari non lo facciamo dal vivo, ma ecco, quando magari vediamo le notizie, le rivediamo, quando leggiamo i giornali, vediamo le immagini, guardiamo le foto, andiamo su internet, anche quella è una forma di rappresentazione. Prima che non c'erano questi mezzi, la facevano in carne ed ossa attraverso la danza, la musica, attraverso la parola. E allora ecco che queste danze moresche sono diventate una tradizione da una parte popolare, e dall'altra poi nel Rinascimento hanno preso anche una forma di danza di corte e si sono trasformate in danze che venivano fatte a corte, a palazzo, così, e non erano più delle danze come in origine guerriere, erano delle danze anche molto eleganti. Quella che invece vediamo stasera è proprio la Moresca, diciamo, com'era in origine, una danza guerriera, dove ci sono due schieramenti, lo schieramento dei cristiani e lo schieramento dei turchi. Ecco, ci sarebbe molto da dire e da raccontare. Noi speriamo che questa sera possiamo incuriosire ancora tutti gli abitanti di Contigliano, soprattutto i più giovani, a voler perpetrare questa tradizione. In scena vedrete gli artisti del gruppo Jobel, del Jobel Teatro, e tre giovanissimi di Contigliano che hanno aderito al progetto, e li vedrete in scena insieme ai nostri attori. Io vorrei soltanto chiedere veramente al maestro della banda se gentilmente, maestro della banda, se gentilmente ci vuole dire due parole, ecco, sulla musica e sul perché la banda non è in formazione completa. Beh, intanto è con enorme piacere, insomma, che partecipiamo a questa rappresentazione che, insomma, ecco, le cronache parlano di 20 anni, 30 anni, insomma, quindi io sono maestro di Contigliano da 30 anni e non mi è mai capitato, quindi è la prima volta, a meno che non c'era qualche altro gruppo che ha suonato, insomma, ha accompagnato questa rappresentazione. Quindi c'è soddisfazione, e l'organico è ridotto perché così nella partitura originale c'era la presenza di questi strumenti, il clarinetto, il basso, la tromba,
e ovviamente il sax già è più moderno, però noi l'abbiamo aggiunto lo stesso, insomma, quindi questa è la ragione perché l'organico è ridotto. Niente, tutto qua. Yes. Allora siamo davvero pronti per cominciare. Il gruppo Jobel, il comune di Contigliano, la Proloco di Contigliano, la banda musicale di Contigliano è lieta di presentare qui, all'Assalto al Castello, la Moresca. Arrivò l'esercito del sultano per sottomettere queste terre e convertire il buon cristiano. Due schiarimenti di fede avversa si affrontarono per una questione da secoli controversa. Da questa parte il moro della mezzaluna avanzava senza paura alcuna. Da questa parte il cristiano con la sua croce affrontava il nemico feroce. Or mirate come l'arme si batteranno per stabilire la vita o la morte, sì, di Contigliano! Trattenete il passo audace, idolatri e miscredenti, menzogneri e maldicenti, voi nemici della pace, che altrimenti in queste spiagge noi di voi fare in gran strage. Non si turba il cuor guerriero agli assalti di vil gente che non teme il mondo intero, il monarca d'Oriente. Sol compiange vostra sorte, figli vittime di morte. Armi un solo impegno d'abolire antichi errori e fissar di pace un regno che dia lena ai vostri cuori, a ciò stringa in amicizia vera pace e la giustizia. Sol le leggi di Maometto ci son note, sol ci piace conservar nel nostro petto una legge che dà pace, e da voi si spera in vano di dar fine al Corano. Hey!
Yo! Yo! Signori che al suon di tromba forti mura un di fiaccaste, fate ancor che il reo soccomba a ciò punta in ogni parte, sia la legge la vittoria del potente re di gloria. Su coraggio figli armati, vendicate l'empio ardire dei nemici infatuati con la pena del morire e col folgore potente brucia Giove questa gente. Questa storia è finita. Di questa danza antica, che moresca l'han chiamata, innanzi a voi fu rappresentata. Per questa pace ritrovata. Sì! Di nuovo grazie a tutti voi. La Moresca replica ancora questa sera
alle 22.30, sempre su questa piazza alle 22.30. Grazie alla banda musicale di Contigliano, grazie all'amministrazione comunale di Contigliano, alla Proloco, ai bellissimi costumi di Rosalba che ringraziamo di cuore. Grazie a tutti voi, ci vediamo alle 22.30. Thank you.